C'era una volta il progetto di costruire una nave magnifica. Questo progetto fu dato a un mago che aveva immaginato l'imbarcazione più resistente, maestosa e accogliente che fosse mai uscita da nessun cantiere. All'interno era composta da un labirinto di corridoi, alloggi, ponti, stive e scialuppe. Sembrava quasi un paese pronto a solcare le onde del mare. E per poter fare questo l'avevano dotata di due enormi vele che sembravano voler prendere tutti i venti del mondo. Dai! Forza! Maria, ancora così stai? Andiamo bene, Maria, dammi la mano. Ma perché? Nata vuota, Maria, ma quanti vuoto te la già dice? Da casa mi dite, è pronto. Andiamo, posso sto libro. Oh, come ti ha detto che la famiglia Gennaro sta proprio a casa? Noi non siamo famiglia Gennaro, come fa? Ma io non ci voglio ammonito. Stat zitta, che si ti sente patata, se piglia collera. Maria, al comitato ha detto che pa' casa c'è una tanna. Tieni te, la tarantella che mi ha fatto per venire a casa. Ma poi pensiamo prima a roba tua. Maria, muovete! Che fai, Maria? Maria, come sta la spalla? Dai, Maria, non perdiamo tempo. Come sta la spalla? Allora, te la vai? C'è roba! Ma roba, ci facciamo male. Come sta la spalla? Sta sì. Vieni a qua, forza. Ma vieni a qua! Maria, vedi che combinato? E state accorto un po', no? Maria! Quando tutti furono imbarcati, le vele spiegate, i marinai ai posti assegnati, la nave non accennò al minimo movimento. Non ci fu nessuna partenza, nessun viaggio, nessun saluto. Tutto restò tristemente fermo al suo posto. Scusa, tieni un biglietto. No, no. Niente. Bello, tieni un biglietto. Tieni. Dai, scusa, tieni un biglietto. Vabbè, dai, tieni. Grazie. Bello, vuoi un biglietto? No, grazie. Non mi serve, grazie. Oh, tieni un biglietto. Ci stanno luci qui, c'è. Allora abbiamo avuto un incontro col sindaco e dopo tante battaglie, dopo tante lotte, il Canzano ha detto che sappiamo a smuovere qualcosa. Ha detto che le due vele le vuole buttare giù prima che lui se ne va e ci mette tutti gli occupanti e ci ha promesso che... Guarda, ma è promessa, non facciamo spazio!
Nero su bianco, che comunque mi stanno scritto, ma una volta che l'hanno scritto, non ci vanno a dire a lei, dai, ragione, non ci vanno a dire a lei, come stai, Riccire? Ma vai a tirare da casa, fammi il giornale. Ma riguarda, stiamo discutendo proprio di questo, ci stanno anche gravidate ora per gli alloggi. Ma poi non ci va ancora un anno. Ma scusa, ma voi non stavate tra solo grande a Melino? E vi ricapollate troppo buono. Ma io non ci voglio. Andai, mia! Mari, però mo vattene, che qua devo finire di verbalizzare la riunione. Questo è vero. Ma per la villaggia. Ma posso pigliare? Pigliatele. Che te ne mangi, fammi vedere. No, non ti posso fare aprire. Già. No, è un segreto. E se ci mandano i segreti? Sicuro? Ti dico solo se asciamo a cadere. Non posso asciare, ci sta nonno. Allora un tesoro c'è tutto lì. Tanto sapeva che ti mettono paura. Un tesoro? Delle radici. Anna, ma ragioniamo a pro tesoro della vela gialla. Che le hanno lasciate pirate. I pirate? Gio credo che fanno a bere. No. E gli fanno così con te. Ma se tu ti metti a paura non è tuo. Non tengo paura io. Vabbè, seguimi. Ma si parla, scordo tuo tesoro. Ma che è questo coso? Che sto mandando per vola? Ma vola un giro. Fuori tempo! Vieni, vieni! State zitto, ragazzi, sta ragazzando! Perché? Mi sto cercando la provina di X-Factor! Io devo venire con noi! Allora, cerco tesoro! Tesoro, ma che tesoro? Che le repirate! Allora ci serve la formula magica per entrare nella stanza del tesoro! Ma tu puoi venire? Ma aspetta un po'! Giuliano! Giuliano, pazzi! Mimì, ci hai saltato tutta la settimana! Cioè, domani torna perché dobbiamo fare lo spettacolo! Vabbè! Hai capito? Sì, sì! Oh. Mari, questo ci può servire? Bravo! Alzo cammino, alzo! Ma che resta come una mano? Mare Ionio, Adriatico Meridionale, Mar Libico. Vento da nord forza 3, con locali rinforzi. Parzialmente nuvoloso, con nuvolosità in diminuzione. Visibilità buona. Chi è? Mare poco mosso. Chi è? Vento da nord forza 4. Ah, sì, tu. E risultate che la roba se non lo sa. No, meccano. Guarda, wow, che ci sta? Guarda, wow, stanno scialo pure i pirati. Ma pure, aspetta. Guarda che la scendi come zomba. Ma vero, sta nel scialuppo abbandonato. Ma io non vedo niente. No. Non vedo niente. Guarda. Oh, ma che è? Oggi ho visto un pirata. Ne ha visto pirati. Ah, ma chi è sicuramente Barba Blu? Mi amo un genere, che chi le sa che stiamo qua, ci mangi vivo. Hai ragione.
Arrivato, aspettate! Mari, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Sei venuta a più latta creatura? Eh sì, da me non lì, per piacere. Ho saputo che avete trovato una casa nuova, una casa vera. Abbiate avuto a venire ad accattinto. Io non me lo voglio dire, velo. E velo, dia Mari, che stai una nave che affonna. E noi affonniamo questo. Questo è colpo di capitano Barba Blu. Datemi un tesoro solo. Andiamo prima dalla grotta della madre, poi ci dicesse come mamma fa. Ma accaddero cose ancora più tristi delle vele inutilizzate. La turma arrabbiata e infiacchita dall'attesa perse completamente la testa, perché non c'è niente di più avvilente per un uomo di mare che non poter più navigare. Così i marinai fieri di un tempo si trasformarono in pirati e spadroneggiavano dappertutto. Quelle estive e quei corridoi sui quali un tempo le persone passeggiavano divennero nascondigli per i loro soprusi. No! Fatti compiti a mamma. La chiamo e fa ambresse. Ma così ce n'è mamma ne ho gelato. Che cazzo sei? Non sto avendo con te, che cazzo? Proprio non mi vuoi un divone. Aspettate qua. E cosa fai? Tanto brutta da creatura. Ma vatti a noi. Ancora che la stai, te lo voglio no? Guarda che a me una questa mamma me la già vivere ammalita. Io ne ho già capito, attenta. E se la creatura chiagna, come fai? Ma già sarebbe fatto. Da mago però il campo sta annoiando.
Maria, allora... Amaga, che dai? Non mi scocciare. Mari, che dai? Tanti, tu non mi hai scocciato. Sì, non serve a niente sta mappa. Casa è? La casa è un... Un? La casa è. Finalmente la nave poté prendere il largo. La partenza fu tranquilla, senza pirati, ruggine, polvere e tristezza. Quando scese il buio della notte, tutti rimasero stupiti e si riuscì a dormire, cullati solo dalle onde del mare aperto, guardando le stelle sopra le grandi vele che indicavano nuove vie da seguire. Lascia andare, lascia andare. Allora è vero? Sì. Ma non ti preoccupare, tanto non vai lontano, no?
La creatura pure con noi tu. Aspetta un attimo. Abbracciami. Ciao mamma. Mamma ciao, io vado via. Dimmi ciao, dimmi ciao, e così sia. Non devi rattristarti se domani tu vedrai il letto mio ancora intatto. Devo andare, è la vita che vuol così. Pensa a me, benedicimi se puoi, dimentica la vecchia ninna nanna, dimentica la favola del lupo, del lupo. Mamma ciao, mamma ciao, io vado via, dimmi ciao. Dimmi ciao, e così sia. Porterò per sempre in fondo ai miei ricordi la dolcezza del tuo sguardo che sta per piangere. Mamma ciao, sono ritornato. Sono qui perché non apri? Che vuol dire questa casa così fredda? Così fredda il letto tuo, ancora intatto. Dove sei? È la vita che vuol così. Pensa a me, benedicimi se vuoi. E canta ancora la vecchia ninna nanna, raccontami la favola del lupo, mamma ciao, io vado via, dimmi ciao, e così sia. Non devi rattristarti se domani tu vedrai un uomo solo che piange e pensa a te. Mamma ciao, mamma ciao, mamma ciao, mamma ciao.